Il calzaturiero, partiamo da che cosa hanno chiesto questi imprenditori che sono in enorme difficoltà. Le loro richieste diventano emendamenti della Lega al decreto rilancio. Primo, liquidità vera, perché le norme che hanno messo nel decreto liquidità impedisce di avere i soldi in banca. Secondo, un aiuto sulle giacenze, qua ci sono milioni di capi stoccati in magazzino che rischiano di rimanere fermi e quindi credito d'imposta sul materiale in giacenza. Terzo, a livello regionale, infrastrutture. C'è una fame, una voglia di infrastrutture, soprattutto in questa zona, fra ferrovie, quindi alta velocità, aeroporto e strade, che rende miracoloso quello che a Montegranaro e fra Fermo, Macerata e Ascoli si fa per il dischetto della calzatura. Alcune scadenze le affrontiamo già settimana prossima in Parlamento, quindi liquidità e sostegno alle imprese. Per quello che riguarda le infrastrutture, prima vinciamo le elezioni regionali, poi ci lavoriamo. Lei era una delle figure più presenti al MICAM, quindi ormai sì. Sono anni, anche infatti da un punto di vista di export. Li ho sempre visti in fiera. Molte non arriveranno alla prossima fiera. Stavamo ragionando con loro di un progetto su cui stiamo lavorando come Lega, di rilocalizzazione in Italia della produzione spostata all'estero. Vietnam, Cina, Turchia. Il famoso reshoring, quindi provarci. Esatto, ne abbiamo ragionato con loro. E anche un sostegno appunto per supplire all'annullamento delle fiere. Da ultimo hanno annullato anche il Pitti, quindi per il settore moda. Ecco, spiace, lo dico io perché non lo faccio dire a loro, che però dal punto di vista della regione ci sia stata scarsa attenzione al settore della calzatura rispetto ad altri settori. Arrivati un po' in ritardo. Chiaro che per tornare bisogna far costare meno il lavoro, questo è uno dei grandi errori, altrimenti la scarpa non è competitiva. Se non chiedono di annullare i contributi, però se nel quinquennio di rilocalizzazione tu dimezzi i contributi, lo Stato intanto incassa quello che altrimenti non incasserebbe. Ed è l'unico incentivo per tornare a produrre in Italia, altrimenti con questo costo del lavoro è assolutamente impossibile produrre in Italia. La visita ha avuto modo anche di vedere lo stabilimento? Ho parlato con un po' di lavoratori, lui ne ha un centinaio, poi peraltro da milanese conosco bene il prodotto, certo. Però ci eravamo visti anche in fiera più volte, sì, assolutamente. Buon lavoro! Grazie.